Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi parliamo di infissi buoni e prezzi buoni. Questa mi viene un po' da ridere perché è una richiesta utopica, è qualcosa che spesso viene detto ma è impossibile da ottenere. Viene utilizzato in quasi tutti i settori, ma negli infissi principalmente è veramente un'utopia, perché l'infisso è qualcosa che, se scelto bene, se fatto una scelta consapevole, è qualcosa che deve durare tanto nel tempo. Quindi com'è possibile avere qualcosa di fatto bene, di accurato, di buono e che costa poco? Poi, per carità, uno potrebbe dire, ma bisogna vedere quanto si intende buono il prezzo e quanto si intende buono l'infisso. Ok, però fatto 100 di quello che uno può tenere, un 100%, se io dico, bene, io voglio il 50% di infisso buono e l'altro 50% lo voglio di prezzo buono, otterrò un prodotto medio e un prezzo medio, quindi forse non avrò nemmeno un prezzo basso, avrò un prezzo medio. Voglio un prezzo più buono, quindi vado a rosicchiare quel 50% di infisso, ma ottengo il 70%, mi concentro sul prezzo buono e il 30 rimane l'infisso, che sarà un infisso scarso. Questo vale in tutti i settori, perché poi le aziende qualcosa a fine anno devono guadagnare, a meno che non siano delle onlus o a meno che siano delle aziende che stanno sbagliando i propri conteggi. Ma in quel caso cosa succede? Nel giro di poco tempo quell'azienda chiude e tu ti ritrovi ad aver fatto gli infissi e avere difficoltà di fare assistenza nel suo tempo, o ancora peggio, di essere senza garanzia. Quindi il famoso rapporto prezzo-prestazioni, bisognerebbe dirsi, fatto 100, quanto voglio dedicare alle prestazioni e quanto voglio dedicare al costo. Proprio per questo, una delle domande più scomode che però ci occorre fare quando facciamo la consulenza con Sistema Bisacchi è il budget destinato agli infissi. Perché se uno dice, voglio queste prestazioni termiche, tipo dei numeri a caso, ma neanche tanto, da 0,8 watt, voglio un isolamento acustico da 40 decibel, voglio le tapparelle blindate, tutto comandato da domotica, come anche le zanzariere. Quant'è il budget? Su 20 infissi a 20.000 euro? È impossibile, cioè non si realizza. Non ci sono le possibilità per fare un lavoro accurato, fatto come si deve e con quelle richieste. Quindi, analizzando sia il budget, quindi sia il prezzo e sia le prestazioni, si può vedere se insieme si trova una soluzione a quel tipo di esigenza. È ben diverso se uno fa un confronto preventivo. In quel caso si cerca di prendere le stesse soluzioni da tutte le parti ad un prezzo il più basso possibile. Però questo qui è sempre difficile da ottenere, perché ogni azienda lavora a suo modo, darà delle garanzie diverse, darà delle assistenze diverse, darà dei risultati diversi. E poi ti voglio dire una cosa che ho imparato nei miei 32 anni di esperienza. Le base, quindi diciamo così, gli affari, tra virgolette, non succedono mai. E se succedono, li sta facendo sempre l'altra persona, probabilmente quello che ti sta vendendo questa pazza, questo affare. Perché se c'è l'affare, lo fa la persona che lo sta proponendo. Nessuno propone base o propone affari. Quindi attenzione, occhi aperti. Se ti occorrono infissi buoni con il prezzo di un infisso buono, puoi andare su www.bisacchi.it e richiedere la nostra consulenza. Se invece ti occorrono prezzi buoni, mi dispiace, ma non possiamo aiutarti, perché dovremmo andare a togliere tantissima qualità e tantissimi servizi al Sistema Bisacchi, ed è una cosa che non voglio fare, perché ci metto la faccia e ci metto il nome da 32 anni io e da 47 anni mio babbo. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace e segui il canale attivando le notifiche. Ciao e al prossimo video!